dai, amore, andiamo, andiamo, amore, dai. Dai, sbrigati, sbrigati, sì, sì, dobbiamo andarci a sposare. Dai, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, su, su. Ah, sciabolette, finalmente. Andiamo, dai, andiamo, andiamo, amore mio della mia vita, battito delle mie palpebre, amore dei miei occhi, luce del Cristo, vieni, vieni. Allora, finalmente andremo a sposarci, avremo una famiglia e specialmente ci faremo tanti, tanti figliolini. Come te lo vuoi chiamare? Io mi voglio chiamare, io me lo voglio chiamare Sbroe. E l'altro voglio chiamarlo Zoeser. Vieni qua, dai, sbrigati, sbrigati. Dai, amore mio, sbrigati. Ah, sciabolette, finalmente. Oh mio Dio, entra, entra, entra. Dai, dai, prima le spose, sì, adesso arrivo, Vai, 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 vai. Oh, sciabolette, finalmente me la posso sposare, stormo. Lasciate like anche voi. Ok. Sono qua. Ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ra. Ta-ra-ta-ta. Finalmente, Ave Maria piena di grazia, da quanto cacchio non vado in vacanza. Scusi, qua il prete sono io. Hai ragione, faccia pure. Tuo piacere, sì. Benvenuti nella nostra sacra chiesa, che tanto sacra non è. E oggi siamo qui ritrovati. Ciao Ryan, sì. Ciao, guarda, ci sono riuscito, hai visto? Siamo qui riuniti, sì, 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 per sì. Unire queste due anime nel sacro sigillo. No, aspetta. Contratto. No, aspetta. Matrimonio. Lo può fare. Ottimo, ottimo. Senso. Oh! Ma esatto, ragazzi, fratello. Calmi, ma che cosa cavolo sta succedendo? No, tranquilla, amore mio, tranquilla, finalmente perché vivremo insieme. Non ti stiamo prendendo in giro. Esattamente, dai, vieni qua, più vicina, più vicina. Più vicina, amore, più vicina, non avere paura. Cosa cavolo? Tranquilla. Breezer. Sì, comunemente chiamato Sbrizex. Ah, ok. Breezer. Lei accetta di prendere in matrimonio la signora Zoe? Sì, lo voglio con tutto il mio cuoricino tenero tenero che ho. L'imputato non è colpevole. Ah, scusa. Ci troviamo in chiesa, non in un tribunale. Ok, sì, lo voglio. Signorina Zoe, cosa? Sì. Lei vuole prendere Sbrizer come suo marito? Non c'è risposta, non hai tanta scelta. Ma di sì, che se dici di no è un casino, ti prego, dai. Devi okay. Stare zitto! Scusa, non vogliamo trucco. Continuate, prego. Ok. Sì, lo voglio! Ottimo, perfetto! Vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. E vai con gli effetti speciali! Non vuoi baciarmi, amore, dai! Allora, se mi stai prendendo in giro, non è di non vuole consumare il rapporto. Non vuole consumare il rapporto. Non vuoi fare fichi fichi appena arriviamo a casa, quindi? Va bene, ok. Eregio! Bacio! Ok. Ok, perfetto, andiamo. Andate in pace. Arrivederci, grazie a tutti quanti. Dai, amore, andiamo. Non è uno scherzo, amore mio. Dai, andiamo a prendere la macchina degli sposi. Macchina degli sposi. Tranquilla, tra poco arrivano, arriva proprio il nostro chauffeur che ci porta a casa nostra. Nella ho comprato una casa nostra. Bellissima per noi due. Sì, proprio così. Vuoi vederla, vero? Sì, sì, per te. L'ho fatto tutto per te. Aspetta, sta arrivando la macchina. Aspettiamo. Comunque intanto, okay. Cosa ti piace di me? Allora, mi piace. A me piace tutto di te. Tipo i capelli rossi, gli occhi rossi, per come ti sta il vestito. A me piace veramente un sacco grazie. Di te. Oltre questo, ti giuro. Non ho altri se non verso i tuoi confronti. Eccolo qua. Salve, signor chauffeur. Dove la porto? Prego, amore, sali dietro. Allora, sì. In fondo a sinistra. In fondo a sinistra. Destra, sinistra. Sinistra. Qui? Sinistra. Ok, sinistra, va bene. Ok, fermo. Sì. Ok, qui? Sì, grazie. Arrivederci, buona festa. Arrivederci. Amore, amore mio, vieni. Vieni qua.
Vieni qua. Allora, andremo a vivere in un supermercato, centro commerciale. Sì, sei contenta? Dai, vieni. Vieni che qua. Senso? Proprio scusami. Così. Proprio così. E non in un centro commerciale qualsiasi, ma bensì andremo a dormire in questa stanza. Il fatto è che questa stanza dovremmo riempirla per far sì che nessuno possa vedere mentre facciamo le nostre ma cose un sconce. Un attimo. È un centro commerciale pubblico dove tutti, chiunque può no! entrare. No! L'ho comprato solamente per io e te. È tutto nostro. Ma non è un po' esagerato? No, per nulla, non è esagerato, amore mio. Appunto, scendi qua, vieni a vedere. Vieni. Oh, sciabolette, lo so come ti senti. Lo so che effettivamente è molto strano. Però, ma in realtà ti giuro, è uno scherzo. Non è uno scherzo. Ancora, io ti amo. No, no, io appunto per questo non è uno scherzo. Io ti amo, Zoe. E devi capirlo che dal mio profondo del cuore io ti amo. Sì, vieni. Cos'è successo? Ma sei riuscito a volare? Come hai fatto? Ah, vieni, dai. Allora, è tutto. Tutto questo centro commerciale è tuo, hai capito? È proprio tutto tuo. Vieni di sotto. Di sotto c'è qualcosa che effettivamente possa interessarti molto di più. Ovvero, fammi vedere un po'. Ok, dato che tu sei una ragazza molto molto goth, tipo nel senso che ti piace molto, sei molto dark. Ecco, qua è proprio cosa dove piace a te. Questo è un negozio horror. E qua puoi trovare un sacco di costumi divertentissimi. Guarda qua a me. Vedi come sono? Come sono divertente? Oddio. Vedi? Sei uno zombie. Sì, esattamente. Ed è proprio fatto apposta per te. Tanto comunque sei un po' strano. Perché, cioè, parli, non lo so, in modo strano, super rilassato, sai? Ma non è vero, non Zoe. Io ho solamente occhi verso i tuoi confronti. Dai, amore mio, vieni da questa parte. Allora, oltre qua abbiamo pure questo magnifico chiosco dove possiamo mangiare un sacco di cose. C'è cibo infinito. È incredibile, vero? Immagina che questa è tutta casa nostra, questa qua. Oltre a questo abbiamo pure questi ma non lo so, invitiamo degli amici. È normale che... Eccolo lì! Ho dato le chiavi a Ryan. Ryan! Ciao, Ryan! Oh, ciao, ragazzi! Ciao, ti piace casa nostra? Sì, certo, ho pure aperto la mia nuova attività. Qui vendo di tutto: TNT, dispenser, dropper e pistoni. E anche precauzioni da usare a letto, amico. Veramente, è assurdo. Hai visto, amore mio? Allora, sì, vorrei... hai magari un po' di TNT? Certo, sempre con belle TNT. Anzi, oppure hai dei fuochi artificieri? Certo che ho dei fuochi artificieri. No, fuochi d'artificio, quelli veri che spari in aria. Ah, ho capito. Sì, okay, sì, allora. Scusami amore, è che a volte lui non capisce. Ecco a te, tieni, fuochi artificio. Non sono questi. Stai cercando da mangiare? No, Ryan, sto cercando i fuochi d'artificio, quelli che si sparano da per terra e vanno in aria. Senti, solamente perché sei te? Sì. Delle TNT. Va bene, ok, dammi l'accendino però, almeno quello. Mi sa che vendo solo questo. Tieni, nessun problema, dammi un secondo, ne prendo un paio. Okay. Sicuro che non ha... Tranquilla, amore mio, ora ti faccio vedere. Su, era tutto uno scherzo, non ti preoccupare, tieni i fuochi artifici. Ecco, perfetto, casciabolette, voglio dire. Ok, perfetto, vieni qua, amore mio. Ciao, divertitevi. Che dobbiamo... Vieni. Ciao, cosa dobbiamo fare? Vieni. Al chiaro della luna, io voglio inaugurare questo giorno con te. Eh? Ma no, non farti queste domande. Voglio inaugurare... Okay. Il nostro matrimonio. Siamo sposati. Oddio. Dillo insieme a me. Ho sposato Sbreezer. Ho sposato Sbreezer. Ah, era tutto un sogno. Ah, che cavolo.